Lavori di messa in sicurezza del cantiere prima della chiusura per il sequestro preventivo deciso dalla magistratura nell'ambito di un'inchiesta legata al piano urbanistico attuativo. Questa è la situazione di stamani nell'area del Crescent, già sottoposta a sequestro da ieri, come si può notare da questa immagine. Oggi giornata di incontri a Palazzo di Città tra il primo cittadino ed i suoi più stretti collaboratori. Preciso il diktat, nessuno al momento si avventuri in dichiarazioni o commenti. De Luca intanto in tarda mattinata con un post su Facebook ha annunciato di aver pubblicato sul suo sito personale e su quello del Comune di Salerno l'informazione di garanzia notificatagli ieri affinché tutti, scrive De Luca, possano rendersi conto di cosa si tratti. La vicenda del Crescent deve diventare, afferma ancora il sindaco di Salerno, occasione per un dibattito politico nazionale a 360 gradi sui temi della trasformazione urbana. Occorre, aggiunge De Luca, decidere in maniera definitiva se in questo paese la trasformazione urbana è possibile oppure no, se l'Italia deve rimanere un paese mummificato e in declino o entrare nella modernità come altri paesi d'Europa e del mondo. Come dicevamo, al centro dell'indagine c'è la delibera del PUA che portò all'acquisizione dell'area demaniale su cui poi sarebbe sorto il Crescent. Oltre a De Luca sono indagati anche i componenti della giunta del 2008, vecchi e nuovi dirigenti e funzionari responsabili del procedimento amministrativo. Secondo la procura, in particolare i PM Alfano e Valenti, amministratori e funzionari pubblici potrebbero consapevolmente e volontariamente aver aggirato le procedure tecniche per accelerare i tempi di realizzazione dell'opera e contenere i costi per i privati appaltatori. Ai titolari dell'impresa appaltatrice dei lavori si contesta la realizzazione dell'edificio in attesa di permessi a costruire considerati legittimi. Ogni opera pubblica un procedimento giudiziario, ogni variante urbanistica un avviso di garanzia, aveva scritto ieri De Luca sempre su Facebook. Colpiscono i tempi di questo provvedimento, siamo prossimi ormai alla decisione del Consiglio di Stato nel merito, si vocifera a Palazzo di Città, dove si parla quasi di un'azione di interdizione al Crescent. Non basta il classico, lo avevamo detto, alle opposizioni al Comune di Salerno sul caso Crescent, perché il conto di quanto potrebbe accadere lo pagherebbero tutti i salernitani. Non possiamo neanche esultare, perché il danno e la tragedia per la città di Salerno e per i cittadini salernitani, che o si vedranno un paesaggio sfigurato o saranno costretti a rimetterci di tasca propria, perché nel contratto con la ditta c'era una clausola per cui tutti i rischi di contenzioso amministrativo non gravano sulle imprese ma gravano sulla città di Salerno e quindi sui cittadini salernitani. L'ipotesi di abbattimento quindi sarebbe sciagurata. È una situazione in cui non si sa neanche cosa augurarsi. Certo è che una cosa che molta dell'opinione pubblica non sa e che va detta, perché io sento molto spesso dire vabbè ma ormai l'hanno costruito, e no, e noi dobbiamo innanzitutto precisare che quello che è costruito è la metà di quello che dovrà avvenire, quindi non è neanche così semplice dire l'hanno costruito, lasciamolo, è un problema serissimo. Io non mi sento neanche tanto di esultare, però mi sento di puntare nettamente il dito contro l'unico responsabile che ha portato a questa data, diciamo, questa situazione così grave per la città, che è il nostro primo cittadino. In attesa anche della sentenza di Palazzo Spada, resta in forse anche il futuro della piazza antistante il Crescent. La piazza lì c'è un problema proprio strutturale, un problema proprio di incompetenza dell'amministrazione pubblica, perché poi molto spesso il primo cittadino è bravo a scaricare le colpe sugli altri, quando i cantieri non vanno sono le ditte che sono fallite, non è l'amministrazione comunale che non ha pagato. Quando invece poi le cose vanno bene, come per esempio il cantiere, altri cantieri che comunque ha gestito l'autorità portuale, si prende i meriti. Nel caso della piazza è un cantiere gestito dal comune e miseramente naufragato in un crollo fisico, qua non parliamo neanche di politica, ed è un altro problema serissimo che l'amministrazione comunale ci ha regalato, con cui purtroppo i cittadini salernitani dovranno fare i conti nel prossimo futuro.